Martina, sei tornata anche tu su un gradino più alto del podio. Questa era una squadra composta da giocatrici che era chi più chi meno un po' di tempo che non vinceva. È sempre bello il sapore della vittoria. Sicuramente è una cosa bellissima che non ci si dimentica mai facilmente e che si ha sempre voglia di recuperare in fretta. Quindi sono felicissima per il gruppo perché aveva un grande potenziale e ce lo siamo detti anche fra di noi. Siamo forti, dobbiamo solo scrollarci un po' di polvere che abbiamo addosso e insomma far vedere che possiamo tranquillamente stare sul gradino più alto. Cos'è la ruggine della gioventù? Vi siete scrollate di dosso? Ma io spero di far parte ancora delle giovani, insomma. Però no, sicuramente dopo un po' di anni che no, delle squadre, fai parte di alcune squadre che magari non stanno più al top, uno viene messo nel dimenticatoio in fretta nel nostro mondo, ma come in tutto il mondo dello sport. Però basta, ecco, dimostrare come abbiamo fatto noi. Abbiamo una squadra molto esperta, che però di gente che ha l'entusiasmo di andare ogni giorno in palestra e mettersi lì e lavorare sodo. Questo mi ha proprio impressionato quando sono arrivata 2 mesi fa a Piacenza, perché appunto sentivo tanti nomi importanti e magari uno inconsapevolmente pensa che siano delle persone che si sono sedute un po', no? Perché tanto il loro l'hanno fatto, hanno vinto tanto. Invece è stato bello ritrovare l'entusiasmo di 18 anni, questo penso che è stata la chiave vincente. E questo secondo me deve anche preoccupare le altre squadre che avete battuto in questi giorni e che riaffronterete nei playoff per lo scudetto. A questo punto ovviamente Piacenza non si può nascondere dietro un dito, vale Busto, vale Villa Cortese, vale Bergamo, forse vale più di queste 3 squadre. E dunque c'è quella cosina che tu avresti già vinto da qualche altra parte, alla quale credo che tu tenga in maniera particolare. Beh, sicuramente è il sogno di una giocatrice, quindi quando sei lì in corsa per arrivare alla fine vuoi sempre cercare di salire sul podio. E noi abbiamo la consapevolezza di essere un gruppo forte, siamo lì, ce la giochiamo con tutti e penso non abbiamo paura di nessuno, quindi con tranquillità ogni giorno lavoriamo duro.